andiamo ad applicare subito il nostro ombretto sulla palpebra mobile. Ci procuriamo un bastoncino da fare veramente molto veloce, perché comunque già fa caldo, io sto con il ventilatore acceso, si scioglie. Poi comunque una volta che si fissa la palpebra è veramente molto difficile da poterlo sfumare. Come vedete, in effetti su quest'occhio ce l'ho tutto un po' sotto qui, che è andata a finire. Io non ho messo primer, ve lo ripeto, perché comunque la tenuta è veramente ottima, almeno sulla mia palpebra. Se poi voi ritenete che comunque avete una palpebra molto grassa e potrebbe comunque non poter fissarsi, mettetelo. Ne prendiamo veramente poco e lo andiamo a mettere sulla palpebra mobile picchiettando. E poi sfumo. Poi vado a prendere un qualsiasi ombretto shimmer che voi abbiate, che si addica a questo colore. Una volta che vedete che si è ben asciutto, io prenderò questo qui che ho fatto vedere già negli altri video, con questo pennellino, lo vado ad applicare nella parte interna dell'occhio. Aspetto che si asciuga quest'altro e faccio la stessa procedura. Cerco di andare a pulire con un prodotto waterproof, io uso questo qui, sotto al mio occhio perché non mi piace. Mi stava a cercare un occhio. Perché poi sotto andremo ad applicare l'eyeliner, quello viola. Poi una volta fatto questo, prendiamo un pennello da sfumatura, io prendo questo qui della Sephora, uso questo, andiamo a prendere il bianco della Kiko, il 169, cerco di sfumarlo bene, così. Poi andiamo ad applicare dalla palette Trio della Deborah, andiamo a prendere prima il rosa, sempre con lo stesso pennello, per andare a intensificare e creare quei giochi di luce che vi ho detto poc'anzi.
Poi prendiamo il viola. Tutto da asciutto, mi raccomando. Raccomando. Cerchiamo di tirare verso la parte esterna, così, per allungare l'occhio. Poi con il dito, prendete la parte rosa, andate a picchiettare, stesso con il viola. Vado a rimettere un poco qui di prodotto perché mettendo il colore mi si è tolto. Attendo nuovamente che si asciuga. Poi, una volta fatto tutto ciò, prendiamo l'eyeliner, questo qui viola che vi ho fatto vedere, lo andiamo a mettere proprio attaccato sulle ciglia, proprio che non si deve vedere, deve essere un'unica cosa, se si riesce a far uscire un po' la codina. Una volta che sono andata ad applicare l'eyeliner, quello violo sotto l'occhio, così allungandolo leggermente alla parte esterna, così anche in questo caso, vado a prendere la matita bianca e la metto nella parte interna dell'occhio. Poi andremo a prendere la nostra matita della Kiko per delineare il contorno delle labbra. Thank you.
riempire dentro le labbra con la stessa matita. Una volta fatto tutto ciò, vado ad applicare questo favoloso gloss dell'Astra, veramente molto molto bello. Vedete che bei riflessi che ha? Adesso andiamo a mettere il mascara della Basic e il look è completato. Ragazze, questo è il look finito degli occhi e della bocca. Cioè non passerete sicuramente inosservate. Se li trovate questi ombretti dell'Astra, comprateli, che sono veramente ottimi. Il mascara è bellissimo, come potete vedere è molto molto lungo e waterproof e costa, se non erro, 2,90 o 3,90, gli ombretti dell'Astra sui 3 euro. Ve li consiglio, straconsiglio, soprattutto questi gloss che sono bellissimi. Se poi volete un look qui ancora più bello, strabiliante, vi consiglio di applicare qui sopra sull'arcata superiore, vi consiglio di applicare dei brillantini che non guastano. Spero che vi piaccia, vi do un grosso bacione e al prossimo video, mi raccomando, commentate e spolliciate. Ciao!